Record di iscritti alla 59esima cronoscalata Monte Erice, in programma domani con le prove ufficiali e domenica con la gara vera e propria suddivisa in due manche. Saranno 248 le auto al via, il numero più elevato nelle ultime 5 edizioni. Fra i partecipanti anche 5 donne e 8 piloti under 25 e ancora 10 equipaggi provenienti da Malta. Tra i 5 equipaggi femminili, 2 locali, le figlie d'arte Alessia Sinatra e Martina Raiti. Il podio della 59esima Monte Erice, guai meccanici e altri problemi permettendo, dovrebbe arrivare al calabrese Domenico Scola, al catanese Domenico Cubeda e al sardo Omar Maiona. Gli outsider potrebbero venir fuori da un poker composto da Vincenzo e Francesco Conticelli, piloti marsalesi padre e figlio, dal calabrese Luca Ligato e dal pugliese Ivan Pezzolla. Sui tornanti della Monte Erice partirà il rush finale del campionato italiano di velocità in montagna con il blocco delle ultime 3 gare. Dopo la storica corsa nel Trapanese, toccherà infatti alla Coppa Nissena, ancora in Sicilia, e poi alla Pedevana Croce Daune in Veneto domenica 8 ottobre. L'attuale classifica assoluta vede in testa Domenico Scola con 108 punti, che potrebbe quindi vincere il titolo proprio sui tornanti ericini, davanti alla coppia composta da Christian Merli, ma assente alla Monte Erice, e ad Omar Maiona a quota 76. Quarto Cubeda, ma molto distante, e quinto Fagioli, che quest'anno si è dedicato totalmente al campionato europeo. Le cronoscalate, oltre a piloti e auto, impegnano tantissime altre persone. Alla Monte Erice, ad esempio, saranno coinvolte circa 300 persone tra ufficiali di gara, addetti alla sicurezza, forza dell'ordine. Soltanto i commissari di percorso sono 120 provenienti da diverse province siciliane che saranno dislocati lungo i 5,7 km dello splendido tracciato.